Comunque, questo testo ci aiuta a capire meglio quello che ci facciamo oggi e a coglierne alcune indicazioni, per cui credo che la volta prossima si potrebbe, e voilà, si potrebbe discutere. Sì. E da un lato, e dall'altro lato a me piacerebbe, non so se i miei altri compagni condividono, partecipare a una riunione nella serie dei compagni su questo tema. Che ci fanno da manifestazione? Cioè, una volta che hai raccolto un numero enorme di persone, politicamente che ci fa? Non so se i compagni hanno in animo di affrontare questo tema, se no siamo un po' ridicoli, no? Ogni tanto un grande timone, non contiamo niente in niente. Morono operai, no? Scusa, vuoi provare a direzionare diversamente questo faro? Mi sa che dovrebbe esserci un... Perché ti arriva in faccia. Forse da poco, però vai, le altre camere si vuole riprendere. Ok, così va bene. Sì. Ti piace meglio. Allora, noi oggi approfondiamo il... cominciamo l'approfondimento del discorso sulla merce. L'edizione italiana consigliabile è ovviamente questa degli editori riuniti del 57, perché gli editori riuniti avevano tirato fuori uno staff di traduttori formidabili. E questo è il compagno Mezzamonti, la compagna Emma Cantimori Mezzamonti, quella che fece quella magnifica edizione del Manifesto dei Comunisti per Einaudi. No? No. E quindi, se è possibile, dico, come edizione italiana, se si riesce a trovare, oppure casomai la fotocopiamo. Ovviamente il testo tedesco è quello della Dichterlag, della Repubblica Democratica. È l'edizione isolata, però fa parte dei mega della prima edizione. Allora, ok. Il capitolo sulla merce è introdotto in questo modo. Parte prima il capitale in generale. Primo capitolo, la merce, il che implicitamente riprende quello che vedevamo l'altra volta, no? La merce e il denaro, che sono forme elementari del capitale, per cui nel momento in cui tu parli del capitale in generale, cioè del capitale in quanto concetto, non in quanto realtà storica determinata, capitale giapponese, indiano, no? Italiano, eccetera. Allora inizi dalle forme elementari che ti consentono poi mano a mano di sviluppare il discorso sulla struttura complessiva del capitale. Questo è una metodologia hegeliana, nel senso appunto che la forma elementare contiene dentro di sé potenzialmente i suoi sviluppi, le forme più complesse che mano a mano si snoderanno nel tempo,
e proprio perché le cose stanno così, io comincio dalle forme elementari per ragionare su di esse, evidenziarne le caratteristiche, le qualità, i predicati, e dallo sviluppo concettuale di questa analisi ho lo sviluppo storico nelle tappe fondamentali del capitale, sempre in generale il capitale come concetto. No, io non so se lo ricordavo l'altra volta, ma quando nell'ambito della letteratura hegeliana e quindi anche nell'ambito di Marx si parla di concetto, Begriff, si parla di qualcosa che non ha lo stesso significato che ha nella traduzione empirista. Questo è molto importante, questa distinzione. In un manoscritto proprio sull'economia politica del 1944, manoscritti parigini o manoscritti giovanili, si comincia, Marx comincia dicendo l'economia politica fast but aber begreift nicht, contrapponendo i due verbi fassen e begreifen. Il senso della cosa è l'economia politica fast la realtà economica ma non la begreift, il che significa che riesce a cogliere le manifestazioni della realtà economica ma non riesce a ridurle a concetto. Laddove ridurre a concetto significa ridurle a quella forma sviluppandosi la quale hai lo svolgersi della realtà che ti interessa. Dicevo. Quindi il Begriff è sì una categoria logica, concetto, ma è una categoria logica che esprime l'andamento fondamentale dei fenomeni storici. Quindi è un momento di convergenza tra pensiero ed essere. Pensiero, eh? Ed essere e infatti lo svolgimento del concetto, le varie tappe di svolgimento del concetto corrispondono ad epoche storiche diverse e a caratteristiche storiche, obiettive, sensibili nel caso nostro della capitalistica. L'altro verbo a cui Marx contrappone il verbo begreifen, di cui Begriff è il sostantivo, l'altro verbo è fassen. Fassen è cogliere, intuire. Cioè è un conoscere immediato che non passa attraverso la mediazione dei processi razionali e quindi non riesce ad arrivare al cuore, al motore del movimento, ma prende l'esteriore delle cose. Allora ovviamente ciò che non si vede ma pure muove le cose, questo il Fassen non riesce a mai accoglierlo. Mi sembra che questa era, però si può descrivere così anche semplicemente la conoscenza puramente empirica. Forse c'è una differenza tra